ragazzi, oggi un video in collaborazione con il gruppo di Mary e Sara. Un bacio ragazze, le passion youtubers, vi lascio giù il link diretto al gruppo e a tutte le ragazze che parteciperanno a questo video in collaborazione. In questo video vi faremo vedere il nostro make-up preferito, quindi vi faccio vedere un po' il mio, ecco. Allora, cominciamo subito per quanto riguarda. Parto subito a farvi vedere la base che io utilizzo sempre ogni qualvolta che mi trucco. Questo è della Urban Decay, le Shadow Prime Potion, quello color beige, che ha lo scovolino così. Mi piace tanto perché uniforma tutto l'incarnato dell'occhio, quindi subito risulta sano. Mi piace veramente tantissimo, poi vabbè, si conosce da sé, non dico tantissime parole perché comunque è un prodotto conosciuto. Io lo applico sia se devo utilizzare prodotti di make-up high cost che low cost, quindi mi dura entrambi i casi sempre, tutta la giornata, quindi ottimo prodotto questo qui. Poi per quanto riguarda, vediamo un po'. Appunto, parliamo di ombretti. Questo è la palette che sto veramente utilizzando sempre, praticamente ogni qualvolta che voglio fare un trucco veloce, naturale, io la utilizzo spessissimo. Ho fatto anche un tutorial per quanto riguarda con questa palettina, ve lo linko giù nell'info box e ve lo metto anche su nelle schede. Vi metto comunque una foto per farvi vedere un attimino anche quando ho fatto il make-up, quindi una foto con questa palettina ed è questa di NYX, la Ultra Matte, che è la numero 08. Io questa lastra amo, praticamente la utilizzo tantissimo anche se non si direbbe. La utilizzo in modo particolare questi primi quattro colori qui. È davvero bellissima, molto pigmentata, scrivente, semplice da sfumare. Si applica veramente, veramente con tantissima facilità. E appunto, in base a come devo fare un trucco, mi regolo di conseguenza ed è sempre il top. Anche il make-up che ho oggi è tutto fatto con questa. Quindi devo dire che mi piace tantissimo e ve la consiglio. Questa viene 19,90 euro, sì, ma li vale davvero tutti, tutti, ragazze. I soldi che costa, mi piace veramente tanto. Ecco, questi sono i colori che più utilizzo quando faccio il make-up, tipo questo. Io mi trovo benissimo, ve la consiglio e nulla. Fateci un giro così andate a vedere la qualità, ecco, perché comunque si percepisce dagli swatch reali. Quindi toccando con mano come sono i prodotti. Io ve la consiglio perché comunque la sto utilizzando tantissimo, mi piace tantissimo ed è davvero uno di quei prodotti NYX che sto amando in questo periodo. Poi un altro prodotto sempre di NYX che sto amando tantissimo è questo eyeliner appunto della NYX Nero, questo qui, fatto così, che porta il pennellino in questo modo qui molto molto sottile. Eccolo, anche questo l'ho utilizzato come sempre anche oggi per la riga di eyeliner e mi piace tantissimo perché a parte il fatto che è un eyeliner waterproof e quindi dura veramente tantissimo, infatti io questo l'ho acquistato nel periodo estivo sotto suggerimento della mia amica Sara e un bacio tesoro e nulla, io questo da quando l'ho acquistato e cioè dal mese di agosto non sto facendo altro che utilizzare solo questo. Dovete pensare che io ormai usavo soltanto eyeliner con il pennellino angolato e quindi quelli in gel. Avevo perso un po' la mano, però l'ho ripresa fortunatamente, evidentemente non ho perso tutta questa mano. Insomma,
mi sto trovando benissimo e mi sta anche quasi per finire, tra l'altro, e nulla, mi piace, ve la consiglio, ve lo consiglio. Ma dite occhi. Allora, per quanto riguarda la matita occhi interna, io utilizzo questa, sto utilizzando questa della Kiko, che è la numero 115, questa qui è fatta semplicissima, ed è quella Vorion, che io utilizzo sempre all'interno dell'occhio anche oggi, perché appunto avendo gli occhi piccoli ingrandisce l'occhio e quindi mi piace tanto, dura abbastanza, insomma. La sto utilizzando, sicuramente quando finirà lavo e sicuramente la riacquisterò. Per quanto riguarda le sopracciglia, il mio amore ormai è sempre lei, la numero 04, sempre di Kiko. Questa è la colorazione, eccola qui. Mi piace tanto perché disegna bene le sopracciglia. È dura appunto giusto, non mi dà per nulla fastidio quando la vado ad applicare, quindi non mi fa male, scorre abbastanza bene, dura tutto il giorno e poi applicando un gel fissatore è ancora meglio. Però io spesso e volentieri dimentico, ecco, di utilizzare il gel per fissarle. Però dura comunque tantissimo, infatti anche oggi per esempio non ho messo gel fissatore e quindi come vedete sono ancora lì e ce l'ho da un bel po' di ore. Per gli occhi è questo mascara qui di Kiko, che è un top coat, sapete che io utilizzo tantissimo, mi piace tantissimo, lo amo, ogni qualvolta che mi finisce lo riacquisto, mi salva da quei mascara flop, che più flop non si può, tipo quelli che vi ho fatto vedere in un altro video. Insomma, questo mi salva veramente tantissimo e non mi fa andarmi a ristruccare le ciglia e quindi applicare un altro mascara. Questo mi salva la vita. Qualvolta che è in offerta faccio sempre scorta perché senza non posso stare. Ma veniamo alla terra, ai prodotti viso, un paio, sì, due o tre prodotti viso che sto utilizzando in questo periodo che mi stanno piacendo, ovvero questa terra bronzer della Essence Sun Club. Anche questa è un prodotto un po' diciamo datato, se vogliamo dirla così, numero 02, non so se c'è ancora. Questa è quella che profuma di cocco, mi piace tantissimo per il colore che rilascia per fare il contouring. Lì sembra molto chiara, ma vi assicuro che non è così chiara come si vede, e quindi no, troppo chiara da come si vede lì. Invece sul viso mi piace molto come scolpisce lo zigomo, ce l'ho anche adesso. Al centro qui, non so se si riesce a vedere, ha raffigurato due donne, ma penso che conoscete questo prodotto, anche se è un po' datato, però mi piace tantissimo perché si sfuma abbastanza bene, si applica molto facilmente, non rimangono le chiazze, quindi anche se andate a sbagliare, ecco, ad applicare il prodotto, andate molto facilmente a sfumarlo e non ci sono problemi. Un altro prodotto che sto utilizzando veramente da quanto l'ho acquistato, perché non ne posso davvero farne a meno perché mi piace tantissimo, tranne non lo uso tranne in qualche serata particolare che magari non è il caso, ecco, di mettere un illuminante. E sto parlando dell'illuminante, questo qui della The Balm. Eccolo qui. Praticamente questo è il prodotto, ma penso che lo conoscete. Io lo utilizzo in modo particolare bagnato col Fix Plus perché mi piace molto di più di come rilascia, ecco, il colore sulle guance. Eccolo qua. E poi lo applico anche all'interno dell'occhio, sotto l'arcata sopraccigliare, mi piace tantissimo e quindi cerco sempre di utilizzarlo, però quando vedo che non è il caso, io penso che ci siano dei momenti, diciamo, della nostra vita,
che non necessitiamo sempre di illuminanti, quindi ci sono delle occasioni, delle uscite, ecco, che non è proprio il caso. Quindi si tratta proprio di essere il più semplice possibile, ecco. Anche se amiamo il make-up, un altro prodotto che sto amando ed è uno di quei prodotti che non terminano mai, ma veramente non terminano mai, è questo blush della MAC che è lo Stale. Questo qui, questo colore qui, che nonostante abbia le luci, ecco, più o meno è questo il colore. Nonostante sia abbastanza scavato, da quanto si può notare, è ancora tutto qui. Quindi veramente il fondo non lo vedrò mai, secondo me, di questo blush. Comunque, questo è il colore che utilizzo ancora adesso, ed è anche quello che porto oggi, ovviamente. Eccolo qui. Mi piace perché quando utilizzo questo non uso l'illuminante perché, come potete vedere, illumina tantissimo. Vedete? Uno di quei colori che sta bene con tutti i tipi di make-up, illumina tantissimo, e quindi vado di questo e mi dà anche quel piccolo, diciamo, quel pizzico di luminosità anche il blush, quindi anche sul viso. Prodotti, vi parlo di due scoperte ormai che hanno fatto il boom per quanto riguarda in casa cosmetica. Sto parlando delle tinte Maybelline, che ve le ho fatte già vedere sia su Instagram, vi lascio giù il mio Instagram, e sicuramente lo vedete scorrere nel video, che sono sempre Fortuna Official Makeup, se mi volete seguire anche lì, perché sono molto attiva. Infatti lì avevo messo le foto di queste due tinte, dove le avevo appunto utilizzate e messe alla prova, a dura prova. Insomma, queste sono quelle in particolare che vi faccio vedere, perché sono quelle che più ho utilizzato, che più mi stanno piacendo. O ne acquistate altre, ma da pochi giorni, ecco. Quindi ve ne parlerò più in là. E sono la numero 15 e 50. Non so se si riesce a vedere. Sì, allora. La 15 è la Lover, è quella più gettonata. Io sono stata veramente fortunatissima a trovarla per mia grande sorpresa all'Auchan, l'ho pagata 9,85 euro. Allora, questo è lo scovolino, hanno una profumazione assurda, durano, che è una bellezza. Cioè, proprio, ovviamente il prezzo oscilla sempre in base dove le andate a acquistare, ma io sinceramente le ho trovate soltanto all'Auchan, a parte Amazon, però io non ho acquistato su Amazon queste tinte, sempre nei negozi fisici, ma comunque diciamo che su Amazon oscilla il prezzo più o meno come l'ho pagato io, quindi non meno. Insomma, questa è la 15. E questa è la 50, ve la faccio subito subito vedere. Anche questa ve l'ho fatta vedere nei preferiti, lipstick preferiti del periodo, se non erro. Ora ve le faccio vedere e poi ve ne parlo. Eccoli qua. Allora, la prima che ho utilizzato è la numero 50. Quando l'ho utilizzata, avevo messo comunque il prodotto come mio solito, e cioè la prima passata facevo asciugare bene e poi applicavo una seconda passata. Non va nel bordo delle pieghette delle labbra, anche quindi senza matita va più che bene, almeno questi colori qua che io ho testato. Si asciugano comunque, ecco, molto rapidamente. L'unico difetto che mi ha fatto, come
come la maggior parte delle tinte è andata via al centro, qui, perché comunque è un lato delle labbra che purtroppo è sempre umido. Quindi, soprattutto per chi è abituato a parlare sempre, comunque ad avere sempre quella parte delle labbra umida, perché comunque ci passa la lingua, ecco, sta sempre a fare dei movimenti con la bocca. Insomma, quella parte lì va via. Ma la cosa bella è che anche se va via, facendo un leggerissimo strato soltanto dove è andata via, si asciuga e ritorna di nuovo tutto uniforme. Non fa strato su strato e quindi non vi dà quella sensazione di fastidio che si sente tra una passata e l'altra. Non fa grumi, non secca in modo eccessivo le labbra. Insomma, veramente, io le ho testate alla grande, mangiando con olio, caffè, parlato, baciato, insomma, di tutto e di più. E quindi ho provato questa qui e mi è risultata in questo modo. Queste tinte qui hanno la pecca, se vogliamo chiamarla così, che ho sentito tantissime recensioni che ne parlavano, che dicevano che comunque appiccicavano tantissimo le labbra. E effettivamente è così. Almeno questa qui che io ho provato in un certo modo mi faceva questa sensazione. Poi successivamente, quando ho provato questa, che appunto vi faccio vedere la foto dove io l'ho indossata, sia la prima che la seconda. Praticamente, cosa ho fatto? Mi sono ricordata del fastidio che potevano creare con le labbra, e quindi fare, cioè, quel fastidio che quando aprite la bocca praticamente è come se ve la tappassero, perché non riuscite ad aprire la bocca per parlare o per mangiare. Cosa ho fatto? Ho fatto la mia prima passata di prodotto, ma con un leggerissimo colore, cioè ho preso pochissimo, pochissimo, pochissimo prodotto in modo tale che si asciugasse per bene. A un certo punto si è asciugata e mi sono detta: ci passo un po' di cipria, un velo di cipria, per far sì che questa sensazione di appiccicaticcio che si ha sulle labbra vada via. Proviamo. Così ho messo un po' di cipria sulle labbra e, men che non si dica, le labbra non mi si appiccicavano più. Era diventato tutto normale, una tinta normale, anzi mi è durata ancora di più della 50, perché comunque me l'ha andata a fissare e non mi ha dato il fastidio dell'appiccicaticcio. Mi è durata veramente tutto, tutto, tutto il giorno, da mattina a sera. Anzi, vi dirò di più: la 15 è durata ancora di più di quanto dice la confezione. Io l'ho dovuta togliere con il bifasico, sia la 50 che la 15. Quindi, ragazze mie, io non le lascio più queste tinte. Infatti, sono contenta di averle trovate, queste e anche le altre che poi vedrete in un prossimo video. Insomma, sono stata contenta. Un altro prodotto, ultimo prodotto di make-up, è il famosissimo rossettino Bella Oggi, che avete visto anche nel top dei rossetti numero 13, che è quello che indosso praticamente. E ce l'ho già dalle un bel po' di ore, che saranno 3-4 ore sicuro, che all'inizio, quando si applica, è abbastanza lucidino, e poi diventa così, diventa come una, tra virgolette, una tinta, ecco, perché comunque ce ne vuole per farlo andare via. Ci fate caso? Veramente, questo è il colore, eccolo qua. So che a molte di voi è piaciuta tantissimo questa colorazione, io spero che lo trovate e nulla.
Eccolo qui. Con questo è Bello, tutto, bello, ragazzi. bello. Io spero di esservi stata di aiuto. Ringrazio Mary e Sara per avermi dato l'opportunità di fare questo video insieme a loro e al loro gruppo. Io giù vi lascio tutti i link di canale alle ragazze. Mi raccomando, passate da loro. E se volete anche voi far parte, ecco, di questo gruppo, io sono sicura che all'amministratrice farà più che piacere collaborare con noi quella volta al mese, una o due volte al mese. Mi raccomando, giù nell'info box troverete come sempre tutti i miei social, qualora voi vogliate seguirmi anche lì. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e like per me e condividete il video, così ci facciamo un po' conoscere un po' tutte quante. Io vi mando un bacio, grazie a tutte per le nuove iscritte e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazze!